Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video dedicato alle graphic novel. Infatti voglio mostrarvi delle graphic novel secondo me molto molto carine e consigliarvi appunto alcune. Premetto che io non possiedo tante graphic novel e molte di quelle che ho ve le mostro in questo video, però appunto volevo appunto consigliarvi qualche storia se appunto ancora non le avete lette. Sarò banale e scontata, ma la prima graphic novel che mi capita qui tra le mani è Nimona di Noel Stevenson, una graphic novel che ha fatto tantissimo parlare di sé, che è piaciuta tantissimo a moltissime booktuber, a tantissime persone in generale, ed è piaciuta molto anche a me. Non ho mai letto null'altro, nient'altro di Noel Stevenson se non questa graphic novel, che è edita da Bow Publishing al prezzo di copertina di 24 euro. Credo di averlo comprato da Amazon scontato io. Questa penso sia stata la prima graphic novel in assoluto che abbia letto e devo dire che è molto particolare, è bella e divertente, perché vediamo appunto una protagonista veramente molto particolare, molto bad, diciamo, molto forte, molto piena di grinta, e un personaggio veramente diverso che va anche contro ai canoni tipici della protagonista bella e perfetta. Ma appunto la nostra protagonista Nimona è una ragazza in carne, una ragazza con i capelli rasati, una ragazza con i capelli colorati, una ragazza dalla personalità molto molto eccentrica che si ritrova a voler collaborare con il cavaliere, con il diciamo delinquente più conosciuto del regno in cui è ambientata la storia. Si ritrova a voler essere una cattiva, lei vuole essere cattiva, vuole appunto diventare l'assistente di Cuore Nero, il cattivo più cattivo di tutto il regno, ed è contenta di questo. Infatti Cuore Nero vuole uccidere Ser Lombidoro, un suo vecchio amico ha diventato poi acerrimo nemico e per questo lui vorrà ucciderlo. Infatti Cuore Nero può considerarsi una sorta di scienziato che cercherà in tutti i modi di trovare la via per mettere i bastoni tra le ruote a Lombidoro insieme all'aiuto della vivace del peperino Nimona. Ma qui appunto vediamo la contrapposizione tra bene e male, che è molto accentuata e molto particolare, che poi sarà veramente stravolta all'interno di questa storia, che vi consiglio davvero tantissimo. Abbiamo poi una lettura recente che è Il canto delle onde di Marco Rincione e Loputin. Loputin è l'illustratrice, Marco Rincione è l'autore della storia. È l'ultima graphic novel che ho acquistato, nonché l'ultima che ho letto. L'ho preso principalmente perché c'era l'illustrazione di Loputin. Io amo Loputin, un'autrice, un'illustratrice, una fumettista che adoro, e quindi anche la trama ovviamente mi ispirava. In realtà è il terzo di una collana e tutte avranno un filo conduttore, però io appunto ignara di questo ho acquistato questo volume e basta, che comunque è leggibile singolarmente, ma penso che assuma un senso maggiore se letto in continuo con gli altri. La storia parla di una ragazza di nome Claudia che vive in un mondo futuro, quasi distopico, ambientata in una specie di distopia in cui la sua città, il suo quartiere, era stato totalmente a se stesso, abbandonato a se stesso a causa di avvenimenti passati che non ci vengono spiegati benissimo, di rivolte, di cose politiche, di sensi politici. Quindi questo quartiere, questa città, come anche altre, sono lasciate a loro stesse, e tra queste anche ovviamente le persone che ci abitano. Claudia appunto è una ragazza che vive in un contesto distopico, in questo contesto molto rigido, lucubre e cupo. È una ragazza che però ha una particolarità rispetto ai ragazzini, alle persone che vivono con lei. Lei ha la capacità di sentire delle voci provenienti dal mare, delle voci provenienti dalle onde, che sembrano raccontarle una storia. In particolare lei sente la voce di Asburgo, un ragazzo che dalle onde sembra chiamarla, un ragazzo che le canta canzoni ricche di amore, che le rivolge parole che dimostrano un amore incondizionato, che appunto è corrisposto dalla ragazza, questa ragazza che è diversa dagli altri e che appunto farà di tutto per cercare di raggiungere il suo amore. Purtroppo questa ragazza è diversa, è catalogata come diversa, e questa diversità non va bene per il contesto in cui vive, quindi questo creerà delle difficoltà, dei problemi. Seppur la storia sia molto piccola, l'ho letta all'incirca in 10 minuti, 15 veramente, però l'ho trovata molto carina. I disegni di Loputin sono poesia, i disegni sono poesia, la storia è molto bella, a tratti tragica, voglio puntare sulla tragicità. Comunque questa storia molto romantica, molto poetica,
che parla di sofferenza, di amore e di diversità, veramente mi è piaciuta molto. È un'opera che comunque mi sento di consigliarvi. Infine vi consiglio Il suono del mondo a memoria di Giacomo Bevilacqua, una graphic novel edita da Bao Publishing al prezzo di copertina di 21 euro. L'altra graphic novel costa invece 15. Questa è una graphic novel che ho letto, se non sbaglio, l'estate scorsa o comunque un po' di tempo fa, che mi ha letteralmente stregata. Una graphic novel che parla di un uomo che si trasferisce a New York e che vive la sua routine tutti i giorni uguale, ed è appunto la storia di quest'uomo che osserva il mondo che ha intorno, sempre con le cuffie alle orecchie, e che farà un incontro veramente veramente speciale, un uomo diverso che vive il mondo e sente il mondo differentemente rispetto agli altri. Noi, appunto, noi ci immergiamo nei suoi occhi e vediamo il mondo come lo vede lui, come lo vive lui, con i suoi pensieri, le sue fotografie, perché appunto è un fotografo che ci racconta e ci parla tramite questo, tramite la sua arte, tramite la sua sensibilità, le sue fotografie. Quindi l'ho adorato tantissimo e ve lo consiglio davvero tanto. Niente ragazzi, questo era il video, spero che le graphic novel che vi ho citato vi incuriosiscano, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!